perché purtroppo ormai sono parecchi anni che facciamo regate assieme. Vi conoscete alla perfezione, insomma. Sì, non siamo tutti a livello a cui vorremmo essere. Il nostro grande, diciamo, grande capo Isenburg spesso e volentieri ci tira le orecchie perché qualche cosa non va per il verso giusto, ma grosso modo, insomma, ci comportiamo decorosamente. È bello un po' il clima che si crea poi, voglio dire, nella squadra a bordo. C'è il terzo tempo nella vela, sì. Terzo tempo davanti ai panini e alla birra del bar del Porto di Chiavari, sicuramente, cioè, insomma, molto importante. È un momento importante, anzi, soprattutto dopo ore e ore di freddo, spesso di pioggia, credo che sia. Beh, però per esempio ieri dopo la regata siamo rimasti all'aperto, per dire, insomma, nonostante tutto eravamo stravestiti e siamo rimasti abbastanza vestiti, ma all'aperto. Da chi la vive in mare, da dentro, un pronostico su questo invernale, nelle due classi principali, come finisce? Beh, secondo me nelle barche grosse Jonathan Livingston sarà facilmente vincitore, anche se che stress è un avversario di notevolissimo livello. Nelle barche piccole io vedo molto bene D'Albertaz con il suo Sea Whippet. Che ha vinto, se non sbaglio, Marco, ieri, sì, ieri entrambe doppia, le prove. Doppia vittoria sia per Sir Bis che per Sea Whippet. E poi per quel che riguarda i J80, completando il discorso, in testa alla classifica generale, in questo momento c'è Geniale di Massimo Rama. Allora, vediamo di scendere sotto rete all'asciutto con Ubaldo Fini, diamo uno sguardo a un po' di immagini della Serteco che ha finalmente tolto quella casella vittorie fuori casa che in questa stagione mancava, anche perché insomma al Pala Diamante avete la forza del vostro pubblico, sempre tutto esaurito, è veramente il settimo giocatore in campo, non è una frase fatta, fuori quest'anno avete incontrato delle difficoltà, ieri nel weekend, sabato è arrivata finalmente una gran bella soddisfazione. Sì, difatti ieri siamo riusciti a toglierci questo dente che ci portavamo dietro ormai dall'inizio del campionato, purtroppo quest'anno la squadra che è cambiata molto, soffre un pochino quello quando si è fuori casa perché insomma gli equilibri, gli infortuni, un po' di problemi che ci siamo trascinati fino ad oggi non gli hanno dato quelle certezze che sono necessarie in uno sport come questo dove poi la testa diventa fondamentale sempre, specialmente quando non sei supportato e quando intorno non hai i muri amici della tua palestra. Quindi, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, Ubaldo, è stata la stagione del grande cambiamento, hanno lasciato giocatrici importanti, storiche, che certo. Sono cresciute con voi e hanno trascorso una vita pallavolistica con voi, da Sara Baldizzone, Emanuela Verogio a Gloria 25, quindi già questa era una scommessa. L'anno scorso avevate conquistato al primo anno di B1 un piazzamento stratosferico, un sesto, settimo posto, insomma, che è stato veramente un gioiello, quindi difficile ripetersi già di per sé, difficile ripetersi con tre AD di questo livello. La squadra è stata allestita, devo dire, comunque con grande sagacia, con ottimi acquisti. C'è stato un grosso problema legato alla palleggiatrice e quindi certo. Voglio dire, alla luce di tutte queste problematiche, il fatto che siate lì, vi stiate giocando un campionato comunque difficilissimo, equilibrato, direi che è positivo. Ma sicuramente sì, è positivo considerando che la squadra è stata dovuta smontare e rimontare due volte praticamente, quindi dalla fine di ottobre in poi si è dovuto ripartire da zero praticamente con una nuova realtà di gioco, quindi nuovi equilibri, nuove cose. Considerando che noi oggi giochiamo con una squadra mediamente che è giovane, perché non si può fare riferimento a squadre giovanissime che hanno obiettivi completamente diversi rispetto ai nostri, però considerando che noi giochiamo spesso con una ragazza del 94, con due ragazze che è l'aria spirito, con due ragazze dell'89, con una ragazza dell'88 e così via, è evidente che questo in alcuni momenti importanti, come si diceva prima, specialmente fuori casa, le palle diventano molto più pesanti e quindi diventa complicato poi riuscire a fare la differenza e quindi quel punto che serve per arrivare lì dove serve vincere quel set importante, ecco. Quindi tre punti e tanta fiducia in camerata con questa vittoria. Tra poco diamo uno sguardo insieme alla classifica e parliamo di prospettive. Abbiamo ancora un break assolutamente brevissimo, un minuto, e poi torniamo insieme anche per parlare di canoa.
Terza e ultima parte di Liguria Sport Magazine, ancora insieme, tra poco con Ubaldo Fini, stavamo già in pausa facendo due conti, andiamo a dare un'occhiata alla classifica della B1 femminile di volley, parliamo anche del girone di ritorno dopo la sosta del prossimo weekend, apriamo però un'altra finestra dedicata al movimento della canoa e del kayak, ovvero la FIC in Liguria. Carla Tura, Presidente, è con noi telefonicamente, buonasera Carla. A tutti voi, grazie di avermi ospitata nella vostra trasmissione. Lascerei a Marco Callai, che è l'esperto, sicuramente più di me, sì, se non altro, di inquadrare un po' il discorso. Marco, sabato c'è stata una bella cerimonia di cui ci parlerà il Presidente. Sì, sicuramente un 2009 importante per la canoa ligure sotto tutti i punti di vista, la canoa olimpica, la canoa polo e la canoa fluviale. Immagino, Carla, siano stati tanti i premiati a Savona. Sì, numerosi, anche se non tutti sono potuti intervenire perché avevano impegni di ritiro e di allenamenti, però numerosi sono stati atleti sia a livello mondiale che europeo e giochi del Mediterraneo. Ecco, citiamo per esempio il bronzo di Alberto Regazzoni, conquistato a Pescara. Nei giochi del Mediterraneo, la Viola Rizzo, campionessa di slalom, campionessa mondiale di slalom. La Tassarotti, anche lei una neocampionessa di fluviale, quindi abbiamo avuto una nutrita schiera di atleti, senza contare quelli della Marina, che sono moltissimi. Comunque c'è anche il Lega Navale Quinto, che ha molti atleti, anche a livello molto, molto, molto importante. Ecco. Adesso ricordarli tutti è veramente... Non è facile. No, non è facile, proprio perché erano talmente tanti, fai conto che solo i campioni liguri erano più di 100. Ecco, quindi... a proposito invece del 2010, una manifestazione con un fiore all'occhiello, che è il trofeo medaglia d'argento Presidente della Repubblica, che si terrà a settembre, che quest'anno davvero nel 2009 ha avuto un gran successo, nel 2010 prova a ripetersi. Sì, nel 2010 prova a ripetersi, però diventa una delle tante manifestazioni che la società organizza nell'ambito del compimento di 85 anni di attività agonistica. Parliamo della Canottieri Sabazia. Canottieri Sabazia, esatto. È un mito qui a Savona come società, è veramente conosciuta da tutti e quest'anno compie gli 85 anni dalla fondazione, quindi è prevista una serie di manifestazioni che inizieranno adesso l'8 febbraio, giorno di fondazione ufficiale, per andare avanti per tutto l'anno e chiudersi ad ottobre. E in questo ambito vi sarà a giugno una manifestazione di Festa del Mare, chiamata Festa del Mare, che vedrà coinvolte la Canottieri Sabazia assieme al canottaggio, alla vela e ai bagni marini da Varazze a Savona. Ecco, quindi una manifestazione veramente su due giorni, che vedrà un po' tutte queste discipline e darà possibilità anche alla cittadinanza, ai frequentatori della spiaggia, del mare, di vederci. Ecco Carla, tre filoni importanti per la canoa fluviale, olimpica e polo, dimensionando il fenomeno in Liguria, quanti partecipanti, quante società? In società ne abbiamo al 2009 22 società, di cui 18 sono nella classifica nazionale, perché fanno proprio attività a livello agonistico. E quattro fanno più livello turistico, amatoriale nell'estate. Dopodiché i tesserati, gli atleti, sono quasi 700 atleti tesserati nel 2009. Quindi quest'anno speriamo di, anche con la propaganda nelle scuole, col progetto scuola che ha varato la federazione, di riuscire a trovare nuove leve e nuovi campioni. In bocca al lupo, buon lavoro ovviamente, grazie a Carla Tura e che sia un 2010 ricco di successi per il vostro movimento. Ci sentiamo presto. Ringrazio voi tutti, arrivederci.
Allora, una bella fotografia di quello che è stato il 2009 e di quello che sarà il 2010, dagli eventi che ci ha ricordato Carla Tura, direi assolutamente molto importante, ricordando ancora, ne avevamo già parlato con Ruggero De Gregori, questo straordinario appuntamento, gli 85 anni della Canottieri Sabazia. Torniamo alla B1 di volley, con la Serteco la classifica, Ubaldo Fini più 4 sul Legnano, che è attualmente terz'ultimo, è quella la deadline, la zona rossa per non retrocedere, obiettivo che sicuramente dovete tenere sotto controllo, ma che insomma non deve essere un assillo alla luce delle difficoltà. Bravi a essere rimasti con questo margine, adesso col girone di ritorno magari potrete anche iniziare a togliere qualche soddisfazione, visto che vi siete sbloccati anche in trasferta.